Ciao a tutti ragazzi, ben trovati su Crystal Cross Gaming con un nuovo episodio della serie Proviamolo e oggi proviamo insieme Super Meat Boy Forever. Ringrazio moltissimo lo sviluppatore per avermi dato la chiave di gioco intanto e questo qua è, se ho ben capito, il seguito barra evoluzione di Super Meat Boy, che è uno dei più famosi indie e rage game esistenti, ok? Mi aspetto che sia più o meno simile, mi aspetto che sia un platform estremamente veloce, complicato, difficile da molti punti di vista e che faccia incazzare come poche cose al mondo. In tutto questo però, ragazzi, purtroppo c'è un problema. Vedete questo? Il controller? Non sono riuscito a farlo funzionare in nessuna maniera con questo cavolo di gioco. Non ho idea del perché funziona con qualsiasi altro gioco o quasi, tranne che con questo. Quindi dovrò giocarlo con la tastiera, però io detesto giocare platform con la tastiera, però non abbiamo altra scelta, perciò proviamolo così, ok? Quindi, vai, andiamolo a provare. World Generator. Oh. Ok. Cheaper Grove. No, ha rubato la piccola. Ah, ok, quindi sono tutte e due sta botta. Ah, ok. Sì, ma c'è una qualche differenza tra un personaggio e l'altro? Non saprei. Ah, aspetta, ma quindi si deve solo saltare. Non è un platform in senso ok, ho capito. Ah no, che ebete. Aspetta. Niente, l'unica cosa è che stai andando sempre avanti. Non me l'aspettavo questa cosa qui. Mi viene da pensare che sia limitante per un gioco come questo. Però in effetti dipende da come disegni i livelli. E magari... Wow, oh, 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 questo... Si è voluto po'... E questo come... Ehi... Ah, ok, no, non devo andare nessuna tappa, lì ci passavo. Ok, completato livello. Ops. Aspetta. Cacchio. Oddio, quella come la supero? Ah, forse il cazzotto però serve in realtà anche per fare un passettino, cioè una specie di scatto in avanti e basta. Eh sì, sì, ok, ho capito. Ops. Qui ho rischiato tantissimo. No! Si comincia con le cose un po' complicatelle. Come lo supero a quel punto? Come... Aspetta, fammi pensare. Come... faccio? Non... Potrei... sì, ho capito. Che palle. Ma si comincia. Ho sbagliato.
Ok. Non so come superarla questa. Ah, ok. Ok. Se premi in giù, praticamente è come se atterrassi forzatamente. Ok. Ops. Aspetta, aspetta. Merda. Aspetta, com'è questo? Ah, ok. Oh, cavolo, questo tanto semplice non è. Oh mio Dio. Si comincia? No. Sto cacchio di cartello, levalo però. Ho capito, sì. Ah, oltretutto non ti dà tregua però così, andando sempre avanti. Mannaggia, era in basso che dovevo andare. Ok. Ok, ce l'ho fatta. Ah, aspetta. Ah, ok, 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 ok. No, no, pensavo di dover fare una cosa assurda. E invece no. Merda. Merda. Ok. Ah, il pugno lo tiene solo per un certo momento. Ok. No, devo aspettare di più. Merda. Ciao. Ok, fatto. Già comincia a essere difficilino, eh? Vabbè, dai, Super Meat Boy è noto per essere un rage game di quelli tremendi, insomma. Oh, cacchio! Che cos'era quel... Ok. Merda. No, aspetta. Ok, allora è così. Ce l'ho fatta. Aspetta però. E come? Ah, aspetta, mi sa che lo so. Ok, così, esattamente. Pensavo di doverla seguire. Merda. Ok. Sbagliato, sbagliato. Ah, ok, va bene. Ma dai, perché non... Niente, oh. Credo che lì però è un po' strano, eh? In effetti. Non... Boh, non mi... Non mi torna familiare. Dove fare... no, vedi? Cacchio, io la supero quella cosa, non c'è mica il doppio salto. Oddio, sta a vedere che ho capito che devo fare un attimo, eh. Merda.
Non può essere così delirante come cosa. Esattamente questo. Oh cacchio! Allora, com'è qua? Un attimo, eh. Ah, ok. Ma dai! Ce la fai io. Ok. Dai, facciamo questo, poi stop. Che tanto... i rage game non fanno per me, ragazzi. Ok. Perfetto, stop, 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 stop. Come si... come cazzo si... pausa. Ok, bene. Andiamo alla mappa. Ok, va bene, ragazzi, allora... ho capito com'è, ok? Non me l'aspettavo così, non aspettavo che fosse un livello in cui devi sempre andare avanti e basta. Pensavo che fosse un platform un po' più tradizionale, invece assomiglia a una sorta di Super Mario Run o qualcosa del genere. Non so se mi piace così, però allo stesso tempo posso dire che è carino, cioè... è fatto sicuramente bene. Se amate questo tipo di rage game, probabilmente anche in questa forma un pochettino particolare fa per voi. Non è il mio caso. Io adoro i platform, ma non quelli così rage. Cioè, Celeste è il mio massimo, per capirci. E quindi, niente, per quanto mi riguarda mi posso fermare qua. Però sono comunque contento di avervelo portato, perché comunque sembra essere un bel gioco e il seguito di uno dei titoli indie più famosi di sempre. Quindi, ragazzi, direi che è tutto per oggi. Fatemi sapere un pochettino che cosa ne pensate qui sotto nella sezione commenti. Grazie mille per aver visto questo video e come sempre, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale e seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale, il link alla playlist con tutti i video della serie Proviamolo e anche il link per acquistarlo il gioco, e se l'acquistate tramite questo link aiutate, supportate moltissimo il canale. D'accordo, ragazzi? A presto!